La Columbus Citizen Foundation è un'organizzazione di italoamericani fieri della loro eredità e del loro patrimonio culturale. La fondazione organizza la New York City's Columbus Week, la settimana di celebrazioni per commemorare la scoperta d'America, un grande evento culturale che include la parata sulla Quinta Strada. Come ci spiega Mr. Talarini, l'evento mira a celebrare il meglio dell'italianità. È una festa per ricordare, dice, la nostra famiglia e la nostra cultura. È per noi un giorno di rinascita. Gives us an opportunity especially to remember our family upbringing and the culture that we enjoyed as children, which in some respects we're trying to give a rebirth to today. Il Columbus Week ha ricevuto negli ultimi anni un nuovo impulso grazie all'ex presidente della Columbus Citizen Foundation. Con Lawrence Oriana il Columbus Week è passato dalla festa del folklore alla festa della promozione. Mr. Oriana, che è cofondatore della Federated Kaufman Fund, una delle più grandi società americane di investimenti, vive un'ora e mezza di strada da Manhattan, nel Connecticut, dove ci ha invitati domenica scorsa ad ammirare la sua splendida collezione d'auto d'epoca, tutti gioielli di inestimabile valore. Nel suo garage si trova anche qualcosa di mantovano, l'auto che Tazio Nuvolari guidò nella Mille Miglia del 1946. Lo scorso maggio, ci racconta, ho avuto l'opportunità di visitare Mantova, la casa di Nuvolari, e anche il museo di Tazio Nuvolari. Il museo è veramente meraviglioso. Questa invece è la Lamborghini Diablo con la quale Enzo Lucchini ha aperto il giorno successivo la sfilata della delegazione del Consiglio regionale della Lombardia nella parata sulla Quinta Avenue. Anche le auto servono a promuovere oltreoceano il Made in Italy, che in questi giorni continua a essere in mostra alla Grand Central Station di New York. Beh, gli stand sono stati allestiti in una maniera straordinariamente bella e professionale. Sono una vetrina materiale virtuale di eccellenze della Lombardia e della Campania, che insomma fanno l'eccellenza d'Italia. Le persone entravano e potevano vedere entrambi gli stand contemporaneamente e comunque con un breve dispendio di tempo e di energia raggiungere tutte le immagini, tutte le realtà virtuali e materiali che là erano rappresentate. Quindi io non farei distinzioni tra un maggior numero di visitatori da una parte o dall'altra. C'è stato un numero enorme di visitatori, adesso valuteremo quello che è il risultato economico, commerciale anche di questa impresa, di questa iniziativa.